Ed eccoci tornati dopo questo breve momento in compagnia di Dans l'Avenir, brano tratto dal musical Henry 3.0, che ci ha portato la madrina di questa serata, Antonella Jeffa, con la quale abbiamo iniziato ad addentrarci in questa notte dedicata all'erotismo. E allora proseguiamo questa interessante chiacchierata in compagnia di un'altra cara amica del Tomo Polveroso, Mariangela Ceci, che è già stata nostra ospite con uno dei suoi libri e che certamente non mancherà di farci visita ancora. Buonasera Mariangela e grazie per il tuo contributo a questa serata. All'interno del mito, l'uomo non viene mai definito uomo, ma mortale. Nel mito di Amore Psiche, il nome Psiche, la parola psiche, si traduce e diventa anima, e per definizione quindi eterna. L'anima, nell'accezione greca, e poi in seguito junghiana, è da intendersi nel senso erotico, nel senso animale, poiché l'anima è immanente nella natura. In generale non vi è un uomo o una donna al 100% tali, ma oscillano tra il 40 e il 60%. Il resto viene completato dalla cultura e dall'educazione. Le donne però riescono a percepire l'anima a livello conscio ed è per questo che si muovono con consapevolezza. La donna trova la sua identità all'interno di una relazione. Il corpo, infatti, di una donna è inteso per due. Anche se la donna non generasse figli, la sua psiche, la sua anima è concepita per due. Ed è per questo che la struttura relazionale nella donna è essenziale. Ma questo fa di lei un essere capace di amare. L'uomo invece presenta una psiche inconscia, cioè non ne ha consapevolezza, perché comunque ha un atteggiamento di controllo, di possesso sull'altro. I maschi possiamo dire che sono già gratificati dalla storia, e quindi per loro la relazione diventa quasi un gioco perché non hanno vincoli con la natura, così come ce l'ha la donna. La mente maschile poggia su un canale di tipo logico-matematico, mentre la donna utilizza altri canali per conoscere. Il sentimento è uno di questi. E il sentimento è una forma di conoscenza di tipo empatico. Se una donna, ad esempio, ama, la parola dell'altro è rivelatrice del suo mondo in virtù di questa conoscenza empatica. Al contrario, contrariamente, se non c'è amore per l'altro, la parola dell'altro passa inosservata. Perché parliamo di questa distinzione uomini-donne? Perché l'erotismo è una faccenda del tutto femminile e quindi è una faccenda di anima. La comprensione del mondo passa anche per atti canali, abbiamo detto, non soltanto per quelli razionali. E questo le donne lo sanno. Grazie proprio alla loro componente erotica. Ma attingendo, guardando sempre al mito, proviamo a scendere negli inferi, nel luogo sacro e dannato di Ade, ma anche il nido violento e amorevole di Persefone. Ade che crea, distrugge e stravolge con la sua lava. Persefone è amore doloroso, ma anche struggente e casto. Morale e amorale, ma solo per chi non coglie il divino nel sacro urlo che genera piacere e genera vita. Perché il sesso è sacro e la vita arriva per mezzo di questo atto di amore. È magnetismo cosmico tra il loro, nonostante l'opposto e l'opposizione. Il maschile e il femminile si attraggono per assonanza vibrazionale, come il sole e la luna, che allineandosi si innamorano di se stessi e dell'altro. Come la luna e il sole in congiunzione ardono in un orgasmo cosmico, così Ade e Persefone, il maschile e il femminile, si allineano al creato attraverso una sessualità diretta, attraverso i loro sessi. Così in alto, così in basso, così amano gli angeli e gli animali sacri. Gli animali e non le bestie. Le bestie non amano, poiché
poiché la loro energia è piuttosto perversa, distruttrice e tellurica. Sa di zolla arida, abitata di larve, da larve. Ad esempio la stessa pornografia non è erotica, perché non ha nessun contatto con la pazzia, tutta tipica femminile. E gli animali come gli dei danzano in un movimento liturgico. Che siano dei, animali o uomini, sono esseri prescelti, sacri e cari all'universo, che nel danzare in libertà di intenti e nell'amore sublime uniscono cielo e terra. La vita si concepisce intera, ma l'energia dell'anima scenderà dal cielo. Il femminile poi è sacro ovunque. La donna, la femmina, la dea non è mai oggetto. Ciò non è impensabile. In ogni caso si dona l'energia creatrice, che nella madre trova grembo e accoglienza, come la terra. L'uomo con il suo liquido è il fuoco, ma il seme senza terra non ha vita. Nell'incontro tutto sa di cielo, dove l'energia universale è erotica e non vi è nulla di volgare, solo la vergogna e la perversione la vedrebbero tale. Come può esserci volgarità in un incontro sacro? Il sole attira a sé la luna e quando le strappa la maschera, la luna vede il volto di Dio, fatto di universo. Sospesi come una fiamma che arde in un unico oggetto, in un unico gesto, sospesi in preghiera. Cos'è l'orgasmo nei uomini e nelle donne se non lasciarsi andare alla preghiera? E se talvolta pensiamo di sbagliare nelle nostre esperienze sessuali così necessarie per l'evoluzione dell'anima, è un viaggio obbligato per l'integrazione degli opposti alla ricerca del nostro lato oscuro, che se lo troviamo poi però siamo in braccio a Cristo. Sulla sessualità, in definitiva, non si può interferire con domande proprie dell'uomo, poiché è difficile, tra l'altro, parlare di ciò che spesso è bello nel silenzio. Grazie ancora a Mariangela per averci accompagnato per un tratto di strada in questa notte dedicata alle domande che avvolgono il mondo dell'Eros dentro e fuori questo mondo. Ed ora, ringraziando la madrina della serata, Antonella Jeffa, che oltre ad averci regalato le sue parole e i suoi pensieri sull'argomento di questa puntata del Tomo Polveroso, ci ha portato alcuni interessanti brani tratti dal musical Henry 3.0. Allora ascoltiamo insieme Barba Blu, un brano di cui, questo è un invito ufficiale, mi piacerebbe parlare presto con Antonella. In un tempo remoto, un temibile e ricco signore sposò una giovane e ingenua fanciulla. Ricordate le tre principesse, quelle alte, giovini e belle, con indosso un vestito di tempo, fatto di strass e perle, per fare il sire contento, sposo di mille donne, che brama l'amore perverso nel castello. Hai la morte nel nome, non sei più il mio cielo, non sei più sincero, ah, la chiave di ogni tuo rancore, spezza il cuore fra le mani, hai circuito l'elettore. Barba blu, sei tu il mio barba blu, dico bene senatore, hai circuito l'elettore. Barba blu, la chiave di ogni tuo rancore, spezza il cuore fra le mani, hai circuito l'elettore. Barba blu, barba blu. Ma ella, giovane e bella, non volle sentir le sorelle, crisi d'amor non s'aspetta, nasca dall'ego del suo signore, reo di mille condanne, a discapito delle donzelle, che brama l'amore perverso nel castello. Se hai la morte nel nome, non sei più il mio cielo, non sei più sincero, ah, la chiave di ogni tuo rancore, spezza il cuore fra le mani, hai circuito.
sei tu il mio Belzebù. Dico bene senatore, hai circuito l'elettore. Barba blu, la chiave di ogni tuo rancore. Spezza il cuore fra le mani, hai circuito l'elettore. Barba blu, barba blu. Dico bene senatore, è così che avete circuito l'elettore?